Ciao a tutti! Oggi prepareremo i baci di pandoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono pandoro tagliato a pezzetti, Nutella, mascarpone, nocciole tostate, granella di nocciole e cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pandoro. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 8. Aggiungere la Nutella. Ed il mascarpone. Ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 5. Aggiungere la granella di nocciole ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, formare delle palline. Prelevare una parte dell'impasto, formare la pallina. E posizionarle su una teglia rivestita con carta da forno. Mettere sopra ogni pallina una nocciola intera. Riporre in frigo per 10 minuti. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso scioglieremo il cioccolato. Mettere il cioccolato. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Sciogliere per 5 minuti, 50 gradi, velocità 3. Trasferire la glassa in una ciotola. Glassare i baci. Eliminare il cioccolato in eccesso e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Riporre in frigo per almeno un'ora. Baci di pandoro. Grazie e alla prossima ricetta.